Uomini e donne 2022-2023 19 ottobre 2022 15 e 20, ma bevete prima di entrare in puntata, Maria De Filippi ironizza sul comportamento del trono over la puntata di Uomini e donne si è aperta con Tina Cipollari che esce dallo studio per aver dimenticato la borsa e Pinuccia con il rossetto rosso sbavato. Maria De Filippi ha così ironizzato sui loro comportamenti, ma ultimamente bevete prima di entrare in studio? Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022-2023. Attiva gli aggiornamenti questo pomeriggio in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. La padrona di casa Maria De Filippi ha prima fatto notare l'assenza di Ida Platano e Riccardo Guarnieri in studio, poi ha cercato aiuto per Pinuccia. La dama del parterre femminile del trono over per la puntata ha scelto un look totalmente rosso, con tanto di rossetto. Peccato che quest'ultimo si è sbavato, forse a causa della mascherina, e per questo motivo è stato necessario l'intervento di una truccatrice. Una conseguente battuta di Pinuccia ha scatenato la reazione della conduttrice. La battuta di Maria De Filippi non appena iniziata la puntata di oggi, Tina Cipollari ha fatto sorridere il pubblico, scusate, ho sbagliato devo posare una cosa. Anziché prendere la borsa ho preso questo ha detto prima di uscire, mostrando un oggetto verde tra le mani, forse una sigaretta elettronica. Ma è andata a prendere la borsa veramente? Ha chiesto Maria De Filippi. Poi è iniziato lo sfottò della Cipollari contro Pinuccia, stavolta ad attirare l'attenzione il suo look, total red, con tanto di rossetto rosso fuoco. Forse te ne hanno messo un po' troppo, è sbavato ha detto la padrona di casa rivolgendosi alla dama, che però non ha ascoltato subito le sue parole. Alla nuova domanda Pinuccia hai baciato qualcuno? Ha risposto, no, lo vorrei dare con tutto il cuore. Così è intervenuta la De Filippi rivolgendosi a tutti e tra lo scherzo e il dubbio ha detto, la puntata inizia senza Ida e Riccardo in studio, la puntata è iniziata senza Ida e Riccardo presenti in studio, seduti tra il parterre del trono over. Dopo i dubbi sollevati dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, saranno partiti in luna di miele? La dama ha fatto il suo ingresso. Il problema era un ritardo del treno. È seguito il confronto tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua.